L'impennata di casi di coronavirus sull'onda della variante Omicron frena anche la potenza industriale tedesca. Il governo di Berlino mercoledì è stato costretto ad abbassare le sue previsioni di crescita economica per il 2022. Chiaramente questo è dovuto al fatto che la pandemia di coronavirus continua a riguardarci con mutazioni diverse da quelle effettivamente sperate previste in autunno. Ma questo non significa o non dovrebbe oscurare il fatto che l'economia tedesca nel suo complesso resta robusta e anche i mercati del lavoro sono molto stabili. Dichiarazioni, quelle del ministro dell'economia, supportate solo parzialmente dalle previsioni di crescita economica 3,6% nel 2022, visto che la Germania, che fa leva sulle esportazioni, è particolarmente vulnerabile rispetto alle problematiche legate alle catene di approvvigionamento globale e alle carenze di materie prime, e si vede particolarmente colpita su un fronte che ha sempre rappresentato la sua forza, l'industria automobilistica, con gruppi come Volkswagen, BMW e Daimler costretti a tagliare la produzione. Pesano anche le misure anti-Covid, col paese che ha reintrodotto restrizioni e misure di distanziamento per cercare di tenere a bada una recrudescenza di contagi.